Ciao Celeste. Come mai sei sparito? No, che è sparito? È che ieri avevo un appuntamento con un tizio qui in paese e poi si è fatto tardi, sicché ho preferito dormire in locanda. Simpatici ragazzi alla locanda. Ma te che ci fa questo in paese? Sono venuto a cercarti. Anche con Alessandro ci siamo domandati dove eri. Poi è arrivato Lorenzo. Ieri sera l'abbiamo festeggiato. No, che è sparito? È che ieri avevo un appuntamento con un tizio in paese e poi si è fatto tardi, sicché ho dormito in locanda. Simpatici ragazzi alla locanda. Ma te che ci fa questo in paese? Cos'hai, Romeo? No, è che quel tizio poi non è arrivato, sicché sono qui a aspettarla ancora. Vabbè, io vado su. Vieni con me. No, aspetta un altro po', grazie. Ti aspettiamo per cena? Ti aspettiamo per cena. Romeo? No, sto scherzando. Vai, soltanto ci vediamo dopo, ti aspettiamo per cena. Ci vediamo dopo. Ci aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao Romeo. Ciao. Dove sei stato? In paese. Sei venuto su a piedi? Sì, l'ho fatto apposta perché ho scoperto una cosa incredibile, Alessandro. Che cosa? La montagna è superiore. Più tu sali, più è superiore. Cosa stai dicendo? Se tu fumi una sigaretta in montagna, il polmone assorbe. Alessandro, in montagna il polmone gode. Con me? Sì, però partiamo presto, eh? 4 in punto, cominciamo a dire all'11 e mezzogiorno perché sennò non se ne fa di niente. È arrivato Lorenzo. Ah. Ciao. L'abbiamo aspettato, ma pensavamo che non arrivassi più. No, è che ho fatto tardi perché. Perché il tempo è passato, me ne sono accorto. Ti porto la minestra. Ah, grazie. Piace? Buono. Ci avrei messo un po' più di sedano. Poco a poco. Ti taglio il formaggio. Ah, grazie. Sei Romeo? Perché sei arrivato tardi? Perché avevo un appuntamento in un paese e un tizio, allora ho dormito fuori. Lo sai che l'aquilone non vola? Come? Ho detto che non vola. Ah, grazie. Ti porto il pane anche lì. Sei forte tu? L'hai ammazzato te il gallo? No. Ho saputo che sei stato un mese in mare. Chissà quante bagnette ha fatto. Anche io da piccina andavo sempre in mare e buttavo sempre le panine. Simpatico però. Quando incontro delle persone nuove è sempre un po' diffidente. Mi ci vuole un po' di tempo per fare amicizia. Non mangi? No, un carro
così, alle ruote quadrate. Diavolo d'un diavolaccio, non ce la faremo mai. Capiamo? Forza, Teruni, aure, forza! Attento, Lamourey invece di Lamourey, non sa neanche parlare il cavernicolo. Ehi, le ruote sono tonde. Due scechi, siete veramente bravi ad arrotondare le ruote. Avete inventato le prime ruote tonde della preistoria. L'abbiamo fatto noi, no? E se loro arrivassero tutti intorno alla casa, con gli occhi grandi grandi, tu che faresti? Io li mando via. E se loro mangiano gli spinaci? E non mangiamo chiodi. Se loro mangiano i martelli? Non si mangia un treno a vapore. E se loro mangiano i fulmini della montagna? Non si mangia 7200 parafulmini. E se loro mangiano il ghiaccio dei ghiacciai, noi si mangia le strade che salgono in salita. E se loro mangiano la catena dell'Himalaya, noi sai che si fa? Zitti, zitti, si mangia la bicicletta di Fausto Coppi. Si è addormentato. Dammi che porta a letto. No, lo porto io. Perché pure mamma magari di travaso si sveglia, lo porto io. Dorme. Se padre non dorme. Posso fare una domanda? Sì. Ma te sei sposato?